Buongiorno amici e benvenuti in questo nuovo videovlog. Allora, oggi è lunedì 1 febbraio, tra l'altro, quindi è iniziata la settimana ed è iniziato anche il mese. Allora, questa mattina ero in trauma, cioè ero davvero stanchissima perché ieri sono andata a letto abbastanza tardi, ho dormito pochissimo, però comunque ho dormito tipo 10 minuti in più, nel senso che mi sono riaddormentata, però ci sono e quei 10 minuti mi hanno fregata perché ho perso il primo bus, però niente è perso perché ce n'è un altro che passa 20 minuti dopo e quindi tutto ciò mi ha dato il tempo di farmi la colazione col cappuccio e la torta, quindi perfetto. Però io di solito cerco di evitare di prendere quel bus perché c'è il rischio che possa arrivare un attimo in ritardo. Tra l'altro, siccome ero quasi pronta quando sarei dovuto uscire per prendere il primo bus, ho guadagnato tipo una ventina di minuti, mi sono messa a fare la lavastoviglie. Comunque adesso sto aspettando che il caffè e il latte siano pronti, tra l'altro credo siano pronti, quindi vi faccio vedere la suite al volo e poi corro di là. Certo che non è stirata, è un po' così, però non me ne frega niente. Ormai non ho, oddio, siete fuori fuoco, non ho sicuramente tempo di mettermi a pensare a un altro outfit. Allora, jeans neri di Scout, maglietta maniche lunghe nera di Pull&Bear dentro il jeans e poi la giacca camicia di Pull&Bear. E niente, è bella lavata, profuma un sacco, ma purtroppo non è stirata, ma vabbè, non si vede molto comunque. Niente, questo è il mio outfit e poi metto sciarpa e cappotto perché, ok, tiene caldo, ma forse non fa così tanto caldo da poter andare in giro solo con questo e al massimo la sciarpa. Qui ho pronta la mascherina, nei mezzi uso sempre la FP2 e a scuola in generale. Adesso vado a fare la mia colazione e noi ci vediamo dopo quando torno. Ciao! Eccomi tornata, sono tornata a casa, sono le 2:40 e sto pranzando. Adesso pranzo, dopodiché alle 3 inizio il pet, tra l'altro l'hanno spostato di orario perché sanno che adesso alcuni sono in presenza, quindi invece delle 2:30 inizia alle 3 e finisce alle 4, oggi sono un'ora. Oh, sto morendo di fame. Ok, sono ancora in grado di fare i ravioli. Niente, ho finito il pet, corro fuori di casa, tra l'altro oggi mi sa che esco in bici, così faccio prima, e raggiungo le mie amiche al bar, che loro usciranno tra poco in realtà, che finalmente andiamo a studiare insieme perché siamo in zona gialla, quindi adesso possiamo andare a studiare insieme. E yuppie, quindi dopo... Allora, adesso forse prima dell'inizio del pet riesco giusto a fare i compiti di tedesco che ha assegnato oggi la prof. Dopodiché faccio il pet, poi vado al bar vado a studiare e studiamo economia, è proprio uno studio di gruppo di economia e porto il computer così mi faccio qualche schema e appunto faccio un po' di pratica per economia visto che giovedì ho la verifica. Poi torno a casa, mi alleno e poi basta probabilmente. Voilà. Intanto comunque buon appetito. Hey love, eccomi qui. Sono appena rientrata. Come vi dicevo, sono stata al bar, sono stata 2 orette a studiare, anzi io qualcosa in meno, a studiare con le mie amiche. Ero in bici, quindi ho preso un po' di freddo, ma per il semplice fatto che ho dimenticato i guanti, perché del resto, a parte forse un po' le caviglie, che mi si erano alzati i jeans, ero al caldo, però ho dimenticato i guanti, quindi ho preso un po' di vento sulle mani, ma vabbè, tanto 5 minuti neanche della casa. Comunque, adesso, tanto anche avessimo voluto, alle 6 saremmo dovute tornare a casa visto che c'è il coprifuoco per i bar, diciamo, nel senso che devono chiudere. E adesso io mi cambio perché sono ancora vestita, praticamente come stamattina, solo che... Oddio, sono lontana. Solo che ho cambiato la maglietta sotto, ho messo un collo alto perché con l'altra puzzava davvero troppo. E adesso mi cambio e mi metto i vestiti per allenarmi perché mi devo allenare. Comunque adesso vi faccio vedere quello che ho fatto prima mentre ero fuori. Madonna quanto mi mancava e Madonna quanto mi piace l'economia. Abbiamo fatto tutte e 3 economia, ho fatto una storia su Instagram ed ero tipo lì.
sono fiera. Praticamente riassunto un paio di pagine dal libro di testo. Devo ancora in realtà finire di sistemarle perché così è un tutt'uno, devono ancora essere colorate. Infatti adesso mi cambio e mi alleno, dopodiché vado a lavarmi un attimo il corpo perché ogni volta che mi alleno poi ovviamente mi devo lavare, però oggi non devo lavare i capelli perché li ho lavati ieri, lavo solo il corpo, e dopodiché riprendo in mano i libri e finisco di sistemare il riassunto che stavo facendo prima al bar di economia, e poi faccio anche i compiti di tedesco che sono gli unici. Anzi no, non è vero, allora avrà, probabilmente ci darà qualcosa anche il prof di matematica, però per adesso non ha ancora pubblicato niente su Classroom, quindi sono gli unici compiti che per adesso sono stati assegnati oggi, così poi sono a pari con tutto. Anzi un'altra cosa devo fare, italiano, devo ancora finire di sottolineare le pagine spiegate un po' di tempo fa, quindi o lo faccio oggi o lo faccio domani, prima magari dell'inizio delle lezioni, però se riesco a farlo oggi meglio, così poi sono a pari. Alla faccia del non mi lavo i capelli, necessario assolutamente una doccia e necessito di lavarmi i capelli, ma è stato un allenamento fighissimo. Oggi avevo tipo addominali ma anche un po' di cardio. Erano 4 video, però uno di questi video era a vostra scelta, nel senso che lei vi dà 2 opzioni, ogni tanto lo fa, spesso lo fa, vi dà 2 opzioni e voi scegliete il video che preferite. Ho deciso di farli tutti e 2 oggi, sto morendo. Sono le 7:50, quindi adesso corro a farmi una bella doccia con anche i capelli, anche perché si sta allenando anche mia sorella, quindi presumo che dopo si voglia fare la doccia pure lei. Io assolutamente voglio farla, sono sudatissima, ma davvero ovunque. Proprio bagnati i pantaloni, ma sono bagnata tutta in realtà, figata, guarda. Però è la parte più bella, cioè vedersi sudati a me piace un sacco perché mi dico, cavoli sì, oggi ho lavorato bene. Non sono neanche solita a sudare, nel senso che io di solito non sudo particolarmente, però quando faccio cardio inevitabilmente sudo di più. E oggi sono molto sudata, quindi sono molto contenta, sono super soddisfatta. Amici, oh mio Dio, ho sudato talmente tanto che ho emesso un sacco di calore e ho i vetri della finestra appannati. Oh mio Dio, ero venuta qui per aprire un po', per far arieggiare. Sono contentissima! Non ricordo qual è stato l'ultimo aggiornamento. Comunque io alla fine mi sono docciata, come vi dicevo, ho lavato anche i capelli e ne avevo la necessità. Dopodiché, siccome i miei sono partiti tardi dall'ufficio, sono tornati infatti per le 9:15, mi sono messa a fare i compiti. Quindi ho fatto i compiti di tedesco, che tra l'altro mi sono resa conto che sono per domani. Noi ridiamo e scherziamo, ma sono per domani. Ah, in tutto ciò ha pubblicato anche i prof di matematiche compiti, però vabbè, sono per mercoledì, domani ho religione, quindi diciamo un'ora buca, visto che io non faccio religione, e quindi pensavo di farli domani, quei compiti lì, perché li ha pubblicati tipo verso le 6:30, quindi ormai non rientravano più nei miei piani di oggi. Comunque ho fatto anche economia, l'ho iniziata prima di cena e ho finito di fare tutto dopo cena, e niente, quindi abbiamo finito anche economia, e prima di chiudere tutto, prima di andarmi ad asciugare i capelli e di iniziare il film, vi devo far vedere una cosa fantastica che ho scoperto. Tutti coloro che utilizzano Pages, ringraziatemi dopo. Cioè, ho scoperto come fare questo colore tipo a dir poco bellissimo. Hai scritto una cosa a caso? Praticamente una cosa che mi piace tanto è evidenziare le parole. E come si fa allora? Molto semplicemente, una volta selezionate le parole che volete appunto evidenziare, andate qui e aggiungete lo sfondo del testo, e fin qua ci siamo tutti. Per creare il colore che ho fatto prima ho utilizzato questo colore qua, e però vabbè, possiamo anche provare con l'arancione magari, e dopodiché cliccando qui sul pallino qui sono andata qui in opacità e l'ho abbassata. Io l'ho abbassata tipo a 27 mi pare, proviamo con l'arancione. Ciao, ma ragazzi, ma stiamo scherzando? È bellissimo, guardate come sarebbe se no. Cioè, che brutto, cioè, scherziamo? Ringraziatemi dopo. Amici, sono le 22:54 e ho appena finito la mia serata a cinema e mi sono semplicemente finita di vedere Thor, non mi ricordo quale, però non il primo, il secondo, che si chiama... Un attimo che ve lo dico.
Allora, Thor The Dark World, che appunto è il secondo di Thor, poi ne manca un terzo. E niente, è un sacco carino, ma in realtà li sto amando tutti. Il prossimo che devo vedere è Captain America 2, e poi ci sono i Guardiani della Galassia, poi c'è Avengers, poi ce ne sono tanti altri. Ringrazio i miei amici per aver insistito e avermi obbligata a vedere i film della Marvel, anche se in realtà è una delle cose che volevo fare da un sacco di tempo. Con il tempo io faccio tutto comunque. Niente, adesso vado a dormire, domani sono a casina, questa settimana tornerò a scuola solo giovedì, quindi sono tranquilla e di conseguenza domani posso svegliarmi più tardi. Che sonnino che ho già. Domani mattina volevo svegliarmi un attimo prima per fare le cose più con calma. E poi, come vi dicevo a Digione, pensavo di fare i compiti di matematica che ho lasciato indietro oggi. E adesso sono in pari, non ho nient'altro. Che figa questa sensazione. Ah, comunque adesso stanno un attimo ricominciando le verifiche. Ce ne stanno fissando un paio, già li vedo che iniziano. Però vabbè, dai. Prevedo che non ci saranno comunque grandi settimane piene, ma non vorrei prevedere male. Lo scopriremo. Comunque noi ci sentiamo domani. Notte. Eccomi qui, allora ho finito le lezioni e ho anche appena finito di editare il video che faccio uscire oggi come sorpresa, nel senso che oggi è martedì, quindi non dovrebbe uscire nessun video, però oggi comunque esce un nuovo video vlog. E niente, ho appena finito di editare, sono le 14:10, intanto ci ho preparato anche il pranzo a mia sorella, gli ho fatto semplicemente le gnocche al pesto come mi ha richiesto e adesso vado anche a preparare il pranzo per me, mi mangio un'insalatina, anche perché tra una ventina di minuti devo uscire di casa, che vado a fare economia al bar con la mia amica. Adesso mi porto il computer di là perché vi faccio vedere quello che ho intenzione di guardarmi mentre mangio. Comunque io vivo per queste giornate, cioè queste giornate così produttive sono le più belle. Eccolo, l'ho iniziato l'altro giorno. Oddio, scusate. No, non partire. Vabbè. Ecco, l'ho iniziato l'altro giorno, la regina degli scacchi dietro le quinte, adesso me lo finisco. Tra l'altro guardate lei com'era durante la registrazione di questo dietro le quinte, forse ha i capelli così di solito, non lo so. Comunque sono 14 minuti, quindi adesso me lo guardo. Amato questa serie, quindi devo assolutamente vedermi anche questo dietro le quinte. Amici, outfit da sto andando al bar. Praticamente ho la felpa, questa qui grigia, poi ho i pantaloni della tuta, quelli che ho comprato e vi ho fatto vedere nel video haul, che rimangono un po' tanto aderenti, quindi forse non si capisce che è una tuta, però è una tuta, ok, definitely, qui capite che è una tuta. E poi sotto ho il collo alto che avevo anche stamattina, giusto perché vado in bici, quindi una protezione in più non fa male. Adesso esco, metto il computer nello zaino, porto anche il caricatore per sicurezza e poi vado. Hey lì, what? Ehi là. Allora, al di là del fatto che ormai vi faccio vedere, non so dove appoggiarvi. Questo è troppo basso e questo è troppo alto. Vabbè, vi tengo a mano. Al di là del fatto che mi faccio vedere praticamente sempre in accappatoio, sono tornata a casa verso le 6. Mi sono allenata e appena finita di docciare e adesso sono le 8:30. Tra l'altro oggi ho lezione di sub e mi ero completamente dimenticata della cosa, infatti non l'avevo messo neanche nella to-do list, però poi vedendo il calendario ho ricordato. E adesso mi cambio, mi metto qualcosa, non ho ancora il pigiama, però va bene. Poi ceno, calzini a parte, poi ceno e poi ho la lezione di sub. Ok, adesso vado a mangiare, però prima sto inviando a una ragazza un video tipo saluto, in cui comunque faccio gli auguri di compleanno alla sua migliore amica. Ogni tanto mi arrivano queste richieste, appunto, soprattutto di amiche che mi chiedono di fare degli audio o dei video di auguri o di saluti a delle altre amiche che mi seguono in modo particolarmente attivo. E niente, quindi oggi era il compleanno di questa ragazza e una sua amica mi ha chiesto di realizzarle un video. Io cerco sempre di rispondere a tutto, cioè in generale cerco sempre di rispondere a quanti più messaggi possibili, però a questo genere di messaggi cerco sempre di rispondere ancora di più perché penso sia un gesto davvero tenerissimo. Mi è capitato che mi mandassero dei video del genere e io mi ricordo che avevo reagito in modi davvero memorabili, quindi niente, se posso rendere felice qualcuno semplicemente con un video che a me costa 20 secondi della mia giornata, mi fa solo che piacere. Adesso vado a mangiare così poi posso fare la lezione di sub. Ecco,
Eccomi qui, prontissima. Buongiorno. Allora, oggi è l'ultimo giorno che passiamo insieme in questo vlog. E sono le 7:50. Io inizio lezioni tra 2 ore. Però comunque ho deciso di svegliarmi prima per fare una serie di cose appunto prima. Allora, in realtà il programma... Allora, in realtà mi sarei dovuta svegliare alle 7. Però purtroppo ho fatto un po' fatica a svegliarmi, quindi alla fine mi sono svegliata del tutto all'ultima sveglia, ovvero alle 7:30. E comunque alle 7 sono comunque 3 ore più o meno prima dell'inizio delle lezioni, che inizio da casa, perché oggi inizio alle 9:50 ma sono da casa, c'è una figata. E questo perché alcuni miei compagni sono a scuola, per questo iniziamo così tardi, perché il nostro turno oggi è alle 9:50, perché sempre per non essere troppi al cancello quando si entra e tutto il resto, hanno dovuto scaglionare le entrate. Comunque volevo fare una serie di cose, probabilmente queste cose saranno un attimo meno, però va bene uguale. Volevo registrare un video questa mattina, lo registrerò, ma ne registrerò un altro che deve uscire oggi, tra l'altro, perché non faccio in tempo a registrare quell'altro video là, che non vi spoilerò, però perché uscirà, probabilmente lo registrerò nel weekend, quando la mattina ho un po' più di tempo. E poi volevo anche allenarmi questa mattina, però siccome il video che voglio registrare oggi è una storia di me in tempo reale, e tra l'altro metterò in atto la tecnica del pomodoro come mi avete chiesto, ci metterò un po', quindi non credo di riuscire a fare neanche quello. Quindi farò i compiti che volevo fare durante il video Story With Me, registro, però probabilmente mi alleno subito dopo le lezioni, prima di pranzo, perché oggi devo aspettare un po' per pranzare, quindi ho tempo. Penso che farò così. Per quanto riguarda invece quell'altro video, lo farò questo weekend. Voi non avrete capito molto perché continuo a rimanere tipo quel video, ok? Adesso vedo se riesco anche ad allenarmi top, se no fa niente. E adesso vediamo di iniziare la giornata. Mi lavo super in fretta così posso iniziare subito a fare le cose. Eccomi qui dopo tipo 1 ora e mezza, ho finito di registrare il video e ho anche finito di fare tutti i compiti che dovevo, e adesso ho subitissimo le lezioni. Avrei avuto tipo un... oddio, scusate. Avrei dovuto avere tipo un 20-30 minuti di margine tra la fine della registrazione del video e l'inizio delle lezioni, ma purtroppo ho avuto dei problemi con la macchinetta. Se avete visto il video Study With Me in temporale, l'ultimo che è uscito, lo sapete. E purtroppo ho avuto questi problemi, comunque li ho risolti, sono riuscita a registrare tutto, però non ho più quel margine, ma fa niente, adesso sistemo al volo queste cose, ovvero la luce che mi manca da mettere via e i libri, e inizio la lezione di spagnolo. Comunque è stata una figata fare lo Study With Me col metodo pomodoro, non so per chi non ci abbia pensato prima, perché ho risposto anche un po' delle vostre domande, abbiamo anche un po' parlato, mi è piaciuto moltissimo, penso che continuerò così, e niente, aspetto i vostri feedback. Ho quasi finito le lezioni, prima durante i 2 intervalli sono riuscita a finire anche di editare il nuovo video. Essendo un video Study With Me in tempo reale, avevo davvero poco da editare, perché come sempre la maggior parte del tempo sono io che studio, quindi ok. Sono contenta, così vedete un video anche oggi e tra l'altro anche domani, se tutto va bene. Vorrei riguardare il mio programmino, perché sapete che mi segno tutto, ma in teoria anche domani, tant'è che questo video che state vedendo o lo vedete giovedì o lo vedete venerdì. Comunque adesso c'è informatica, che è l'ultima ora, però poi oggi pomeriggio abbiamo di nuovo inglese, perché dovete sapere che il mercoledì, ok, entriamo alle 9:50, tutto bello, ok, però le prime 2 ore sono di inglese e saltandole tutte e due dobbiamo recuperare qualcosa, e quindi dalle 3:15 alle 4:15 più o meno ho una lezione di inglese. Yuppidu! Però vabbè, lei ci sta, purtroppo dobbiamo per forza fare così. Amici, allora, oddio, non ricordo qual è stato l'ultimo aggiornamento. Comunque, finite le lezioni, mia nonna mi ha portato la pasta al sugo e ho mangiato la pasta al sugo di mia nonna, madonna che buona. Ovviamente sugo, non ragù, perché sapete che non mangio la carne. E buonissima, ma vabbè, chiusa parentesi, pasta al sugo. Dopodiché mi sono allenata, oggi c'era upper body, quindi c'era braccia e un po' gli addominali,
allenamento carino, però in realtà le braccia sono proprio l'ultima parte del corpo che preferisco allenare, cioè proprio... E niente, dopodiché oggi pomeriggio sono uscita un pochino, non sono uscita a studiare, sono solo uscita e nulla, però siccome avevo fatto tutto quello che dovevo, non avevo niente da fare, direi che ci può anche stare... prendersi un attimo di pausa, diciamo. Adesso sono arrivati, sono tornati i miei dal lavoro. Io non so perché abbia tenuto i capelli legati in questo modo per tutto il giorno, visto che domani sono a scuola in presenza. Boh, vabbè, inventerò qualcosa per i capelli. Comunque, niente, oggi... Sì, oggi pomeriggio stavo dicendo, questa sera voglio vedermi un film della Marvel e nel mentre pensavo di farmi le unghie perché le unghie sono di una lunghezza stratosferica, cioè sono fantastiche, sono lunghe e tutte uguali, quindi non posso perdere l'occasione, non posso permettermi di farne rompere nessuna, quindi le devo subito fare, anche perché comunque visto che esco due volte a settimana di casa, quando esco vorrei andare... un attimo decentemente e niente, quindi devo assolutamente limarle perché stanno prendendo un po' delle forme tipo a palettina di gelato, come le chiamo io, cioè questo medio che ho, per fortuna non lo vedete troppo, però è proprio una palettina di gelato. Comunque niente, poi le limo, faccio il mio solito colore, quello che tanto amo, così siamo a posto. Allora amici, ho appena aggiunto questa parte qua di appunti, che praticamente sono appunti che ho preso oggi in italiano. Madonna che capelli. E tra l'altro questi appunti, cioè questi schemi, li ho sistemati dal punto di vista della sintassi, della grammatica, però non li ho ancora colorati, quindi sono un po' tristi. Vabbè, a parte questo, adesso volevo un attimo fare... Allora, intanto devo fare il reso dei pantaloni di Pull&Bear e lo faccio subito. Poi aspettate che consulto un attimo la mia to-do list perché... devo un attimo capire che cosa mi manca. Amici, allora, il reso di Pull&Bear credo di averlo fatto, credo sia stata la cosa più semplice del mondo. E adesso volevo mettermi dei post-it esattamente qui, perché e anche sul computer, per ricordarmi di portare avanti il mio studio individuale. Voglio concentrare su tre materie, diciamo. La prima è geografia. Io ho comprato un'app l'estate scorsa. Prima avevo preso la versione gratuita, poi mi era piaciuto così tanto che avevo comprato l'app. App che si chiama Seterra, che... Sì. Che serve appunto per studiare un po' tipo le capitali, la posizione degli stati nel mondo, poi ci sono anche le bandiere e poi basta, credo. Ed è un sacco figa perché è un'app che attraverso dei giochini, diciamo, ti fa imparare un sacco di cose. Vorrei concentrarmi anche sul tedesco, come sapete ho già stampato qualche settimana fa, troppo tempo fa non ho iniziato, dei vocaboli che sono stati presi dal mio primo libro di tedesco, solo che non lo trovo più, non so dove sia, quindi mi sono fatta inviare le foto di questi vocaboli così da poterli recuperare, perché appunto il mio vero problema sono i vocaboli. E poi la terza cosa sulla quale mi devo un attimo concentrare è inglese, perché non so quando, però tra un paio di mesi dovrò sostenere il corso PET, che tra l'altro abbiamo finito le lezioni, mancano tipo un paio di lezioni, poi vi racconterò, che andranno fatte con una madrelingua per allenare comunque la parte orale, lo speaking, quindi, però la parte di scritto, gli esercizi li abbiamo finiti, e però comunque dovrò continuare ad esercitarmi in modo individuale. Quindi queste sono le tre cose nelle quali mi impegnerò. Adesso me lo segno sul computer e me lo segno anche sul... con un post-it qua su questa parte dell'armadio. In tutto ciò, una volta fatto questo, sto aspettando mia mamma che sta finendo di pulire casa, dopodiché vado di là in sala con lei o nel mentre mi faccio le unghie con il semipermanente lei, e poi boh, guarderemo qualcosa alla tele, non so bene a che cosa. E però appunto mentre l'aspetto magari preparo anche i vestiti, ho già una vaga idea di che cosa mettere domani che sono in presenza. E poi volevo anche iniziare a preparare lo zaino, tanto domani porto computer e cambio per motoria, fine. Amici, allora, unghiette fatte, questo qui è il risultato, aspettate, giro. Ecco, questo qui è il risultato. Sembrano gialle, ma giuro che è la luce. Forse, a parte per la luce, forse sembrano anche un po' gialle perché ho messo l'olio delle cuticole. Comunque, adesso ho fatto una treccia nella speranza che mi vengano i capelli un po' mossi, perché domani vorrei fare tipo un mini scignoncino qua, tipo mezzo raccogliere i capelli a metà con un mini scignoncino, poi tanto vloggerò. Ci sarà un altro vlog, però comunque vloggerò, quindi nel caso vedete tutto nel vlog. E quindi niente, vorrei farli un po' mossi, al massimo provo a fare qualcosa con la piastra se non viene niente. Comunque adesso mi metto il pigiamino e torno di là in sala e continuo a vedere un film che sto guardando con mia mamma, che
relativamente a caso, l'abbiamo trovato su Sky, quindi stiamo guardando quello fin quando non crollo, tanto poi domani entro tardi a scuola, quindi posso anche dormire un po' di più. Detto ciò, io vi ringrazio davvero tanto per aver seguito questo video vlog, spero vi sia piaciuto, se è così mi raccomando lasciate un pollice in su, iscrivetevi al canale per non perdervi nei prossimi video e noi ci vediamo alla prossima. Ciao amici, vi voglio bene!